sul Parlamento europeo, ma mi verrebbe da dire sull'Europa, sui cittadini di tutta Europa. È piombata questa mattina la notizia dell'elezione di Donald Trump, il suo ritorno alla Casa Bianca sostenuto da una maggioranza più netta di quella che si pensava nelle elezioni americane. È una sorpresa, sì e no, i sondaggi sono stati in bilico fino all'ultimo, ma certo non è una cosa che non avrà conseguenze per l'America, per il mondo e per l'Europa. Ci sarà tempo per capire meglio cosa è successo, perché i democratici non sono riusciti a confermare la fiducia che avevano raccolto 4 anni fa, perché Trump sia riuscito a sfondare anche nei ceti popolari, nonostante tutto quello che ha detto, o forse proprio grazie a tutto quello che ha detto, anche così alle enormità, alle parole grosse che sono volate nel corso di tutta la campagna elettorale. Certo è che l'Europa dovrà fare i conti con questa novità. Immagino che le conseguenze possano essere principalmente sul fronte economico. Trump ha dichiarato chiaramente che vuole apporre dei dazi alle importazioni dall'Europa al 10% e del 60% rispetto a quelle che derivano dalla Cina. Conseguenze sulla difesa, perché non ha fatto mistero del suo desiderio di porre fine in qualche modo alla svelta alla guerra in Ucraina, e non è detto anzi che sia a vantaggio degli ucraini, e quindi cosa farà l'Europa a quel punto? Ci sono molte incognite, sicuramente è una notizia che colpisce moltissimo e che preoccupa, direi anche moltissimo, ma forse, mi sento di dire, è anche l'occasione di cui l'Europa aveva bisogno per mettersi di fronte alla propria responsabilità, alla necessità di prendere in mano il proprio destino e di superare le frammentazioni che in questi anni, in questi mesi, anche recentemente, ne hanno frenato lo slancio, ne hanno appesantito il percorso dal punto di vista economico e ne hanno ridotto la competitività ed il prestigio. Se vogliamo contare a qualcosa, io credo che l'Europa debba essere molto più unita di quanto oggi non sia, e non è detto che non sia Trump, lo shock derivante dall'elezione di Trump, a dare all'Europa la spinta che serviva. Thank you.